Oggi per noi è una giornata molto importante perché il presidente della provincia, Antonio Di Marco, ci riconsegna la sede storica, lo storico istituto che è stato durante l'estate messo in sicurezza sismica con dei lavori veramente di grosso rilievo che hanno permesso adesso di avere una scuola a norma e che garantisce la sicurezza dei nostri studenti. E non abbiamo chiuso nemmeno un giorno la scuola, si è lavorato d'estate, anche il sabato, anche il giorno dopo Ferragosto, per riaprire la scuola nel mese di settembre regolarmente. Abbiamo raggiunto l'obiettivo massimo che potevamo ottenere, intanto ridare l'edificio storico dell'Acerbo pienamente funzionale e sicuro, soprattutto per i ragazzi e per le famiglie, ma lo abbiamo fatto investendo 300.000 euro che hanno consentito appunto di intervenire laddove erano presenti delle precarietà e delle incertezze dal punto di vista della sicurezza. Io aggiungo che abbiamo anche ottenuto questo risultato grazie al superamento del patto di stabilità voluto da me e dal Consiglio Provinciale un anno fa, che ci ha consentito di avviare una serie di progetti che evidentemente davano soddisfazione al sistema delle scuole della provincia. Noi abbiamo ancora una volta ottenuto un risultato in poco tempo, in nemmeno 24 mesi, che in qualche misura aiuta anche a capire le istituzioni a livello nazionale soprattutto, che le province, ancora di più adesso che sono rimaste in Costituzione, hanno necessità di risorse con le quali possono fare bene, intervenire soprattutto nelle esigenze che riguardano il sistema della scuola, ma non solo, anche il sistema della viabilità.